Alle ore 11.03 e qualcosa, un avvocato che non si ferma con la macchina telefona al 113, viene registrato e spiega che c'è stato un incidente. Due componenti di questa fantomatica famiglia del nord, che non si riesce assolutamente a trovare, e che gli inquirenti sono fermati nel non darci le loro dichiarazioni. Due componenti di questa famiglia descrivono una donna e un bambino salire verso il bosco. Però il problema è che con le sincronie spaziali temporali di movimento e di avvistamento sembra stranissimo che questi due componenti abbiano visto Viviana assieme al bambino. La prima novità quindi è che la prima telefonata la fa un avvocato di Palermo. Siccome molti pensano che Viviana stesse andando a Palermo, magari all'aeroporto, ora sicuramente si creerà l'idea che questo avvocato fosse in relazione con lei o magari la carica in macchina e la porta via. Sottolineiamo che Lavorino parla di stranezza nelle sincronie dei movimenti, fidanzati, operai, testimoni del Nord. Molti pensano che abbia visto i video fatti sul canale YouTube da me, dove abbiamo trattato per tantissimo tempo tutti i singoli secondi che intercorrono tra la sparizione di Viviana e l'arrivo di fidanzati e testimoni del Nord. Una dichiarazione della polizia di Messina, la squadra mobile, che analizzando il video a colori, che noi invece abbiamo soltanto le fotocopie in bianco e nero, descrivono Joelle con scarpette bianche da ginnastica o scarpette da ginnastica bianche. Attenzione, poiché il bambino è salito in macchina con le scarpette bianche e poi è stato trovato cadavere depezzato con i sandali, chi c'è da chiedere dove siano andate a finire le scarpette bianche, sempre se la polizia non ha sbagliato in questa descrizione, e cosa sia accaduto, perché all'interno della vettura le scarpette bianche non sono state rinvenute. Questa è la vera bomba della serata, perché finché si poteva pensare che il Lavorino si basasse sulla stessa foto che abbiamo visto noi e che è molto poco definita, era un discorso. Ma ora che ci dice che la polizia, con la foto a colori alla massima risoluzione, dichiara che le scarpe di Joelle sono bianche, cambia tutto. L'importanza di ciò sta nel fatto che Joelle effettivamente ha dei sandali blu, quindi chi mette in atto questo depistaggio è una persona che conosce Joelle e sa che Joelle in precedenza possedeva delle scarpe, dei sandaletti blu. Questo è quindi, secondo me, la prova determinante e finale che chi agisce conosce Joelle già da prima del 3 agosto. Quindi quantomeno un elemento molto vicino alla famiglia.